Le imprese che producono occhiali, eccezione nel panorama italiano, non hanno mai accusato la crisi. In fiera a Rho, 1200 espositori per Mido. Non sono solo i 100 milioni di paia di occhiali esportati, anche tecnologia e abilità come queste fanno dell'Italia il leader mondiale dell'occhialeria e il Mido, 1200 espositori, è la sua principale vetrina. Per la prima volta quest'anno in concomitanza con la settimana della moda milanese, perché l'occhiale è sempre più fashion. È qui infatti che nascono gli occhiali di quasi tutte le maggiori griff. Quasi 900 imprese, oltre 17.000 addetti, la crisi una sconosciuta. In 10 anni più 35% di fatturato, più 55% addirittura di export. Nel 2016 produzione a più 3,7%, export a più 3,6%. Per altri settori sarebbe un boom, qui è un ritorno alla normalità. Crescere dell'oltre 3,6% è un numero ragguardevole. Però giustamente se ci paragoniamo ai due anni precedenti dove la crescita era del 12% c'è un rallentamento della crescita che è ben spiegabile se teniamo conto che i paesi crescono meno e che gli scambi internazionali si sono ridotti. Le prospettive sono di crescita meno vertiginosa ma costante, nel mercato c'è spazio, lo testimoniano i tanti giovani. Noi siamo partiti durante la crisi eppure siamo partiti da zero e stiamo andando molto bene. Quanto esportate? Il 95% del nostro mercato è all'estero. È un settore grosso, è in crescita, quindi potenzialità insomma, per far bene, soprattutto poi offrendo un prodotto made in Italy al 100%. Imprenditori milanesi che producono però in Veneto, la regione leader, dove ha sede anche la numero uno assoluta dell'occhialeria mondiale, che da sola copre il 30% del mercato totale, potenza del made in Italy. E adesso la grande impresa dell'Atalanta che ha vinto a Napoli 2-0 in classifica e davanti a Milan e Inter a soli 3 punti dalla zona Champions.